Fatto. Ciao, ciao a tutti. Allora, la prima cosa che ti chiedo, come faccio con tutti, è dove ti trovi, come stai e com'è la situazione da te. Poi passiamo alle cose, del tennis, un po' più divertenti, ovviamente. Allora, adesso mi trovo a San Marino, vivo qui da parecchi anni ormai e come tutti siamo chiusi in casa e cerchiamo di passare il tempo in vari modi, no? Io mi sono dato alla pittura delle pareti e ai giochi con le bambine. Mi sembra giusto, assolutamente sì, cose da quarantena, diciamo così. Senti, io ovviamente ti chiamo perché stiamo facendo una serie di interviste, un po' anche tornando indietro nel tempo, per raccontare anche magari ai nuovi appassionati, no? Quelli giovanissimi che vedono Berrettini, anzi addirittura Sinner come idolo, un po' quelli che erano i giocatori che ci hanno rappresentato per tanti anni. E quindi ti chiedo di raccontare intanto un po' quella che è stata la tua storia, quindi quando hai iniziato, come sei arrivato a questo sport e quando hai capito che insomma poteva essere il tuo lavoro sostanzialmente. Sì, diciamo che è iniziato tutto come per tutti quanti, un gioco, e poi diventando grande ho visto che giocavo bene, ma comunque i risultati erano quello che erano, un po' nella media, no? E poi c'è stato un anno che quando ho finito il liceo addirittura stavo per smettere di giocare, ma a un certo punto ho avuto un colpo così di matto. E ho deciso di andare, ho detto prima di smettere di giocare, voglio provare un anno a fare il professionista, a vedere cosa riesco a fare. E ho deciso di trasferirmi a Roma e ho conosciuto Giampaolo Coppo, che è stato il mio primo vero allenatore, insomma. Quindi da lì poi è iniziato tutto, ecco, con lui. Ecco, raccontiamo un po' però quelle che erano le difficoltà dell'epoca, perché oggi vediamo tennisti che costruiscono la propria classifica, magari andando a fare 8 tornei consecutivi Futures nello stesso posto, ogni settimana possono far punti. All'epoca invece c'erano più satellite, no? Quindi dovevi far bene tutte le settimane per qualificarti al Master, dove poi c'erano i punti più pesanti, no? Era tutta un'altra storia, anche a livello di viaggi, di trasporti, di spese. Sì, era completamente diverso una volta. E la cosa per loro adesso, per i giocatori di adesso, è un po' più semplice, tra virgolette, perché possono decidere di fare un torneo, due tornei e di tornare a casa. E invece una volta, comunque come minimo, dovevi stare via 4 settimane per prendere i punti. Quindi era molto più difficile mentalmente. Dovevi imparare anche a stare lontano, a gestirti meglio, ad allenarti tra un torneo e l'altro. È una cosa questa che mi ha aiutato tantissimo, quello di sicuro. Però comunque capisco che le spese al giorno d'oggi sarebbero anche nettamente superiori. Quindi adesso hanno il vantaggio di poter stare in Turchia, in Egitto, in Tunisia, in posti dove stanno nello stesso posto o per 8 settimane consecutive, quindi le spese dei viaggi sono sicuramente più basse. Ecco, questo Certo. per loro è un vantaggio, per loro questo è un vantaggio, sicuramente. Certo, no, questo sicuramente. Mi racconti quando non sei potuto andare a Wimbledon per il servizio militare, una cosa che a pensarci oggi fa sorridere, no? Tra l'altro tu avevi anche iniziato l'università, se non erro, prima o dopo, non so adesso com'era andata a livello cronologico. Avevo iniziato l'università prima, e poi quando ho iniziato l'università quando proprio stavo smettendo di giocare. Poi, quando mi è preso il colpo di matto che sono voluto andare a Roma, ho dovuto per forza di cose lasciare l'università perché non ce la facevo. E dopo un anno che ero a Roma, tra l'altro è andata bene, ero attorno al 240esimo posto. Avendo lasciato l'università, sono dovuto partire per il servizio militare, quindi ho fatto il CAR normale, poi mi sono andato a Roma a fare la compagnia atleti, ma quell'anno la compagnia atleti, cioè, non ci facevano fare niente praticamente, ci allenavamo pochissimo. Quando è arrivato giugno, io mi ricordo che avevo chiesto per tempo il permesso per andare, o il permesso per l'espatrio, no? Perché sennò saresti un Certo. disertore, quindi avevo fatto tutte le richieste in tempo, ma il sabato pomeriggio avevo l'aereo per giocare, per andare a Londra per le quali, e il sabato a mezzogiorno distribuivano a tutti i ragazzi i permessi di uscita e non mi hanno chiamato, quindi non mi hanno dato il permesso per andare. E mi ricordo che quella volta, cioè, a parte il biglietto aereo perso,
la multa perché non ero andato al torneo, non mi ero presentato, erano $1000 di multa. E mi ricordo che quella volta ho fatto una sfuriata Ci incredibile. credo. Poi Però da quella volta lì, dopo, mi hanno sempre dato tutti i permessi per andare ovunque. ecco, no, appunto, anche perché appunto ricordiamo che eri intorno al numero 240 del mondo, cioè non eri 900 ATP, e quindi insomma era una situazione in cui eri già nel tuo mondo del professionismo bello, bello intenso. Senti, tu hai giocato con tanti giocatori che poi sono diventati fortissimi. Si ricorda spesso il fatto che tu hai un head-to-head di 2-0 con Rafa Nadal, magari a questo ci arriviamo, però per esempio hai giocato a Parigi con Federer. Che Parigi ricordo hai e che impressione ti aveva fatto all'epoca? 2001, se non sbaglio, no? 2001 è stato il mio primo, diciamo, il mio primo slam dove mi sono qualificato, perché il mio primo slam l'ho giocato sempre nel 2001 in Australia. E 2001 poi sono andato a Parigi, qualificato, e primo turno ho giocato con Federer, che Bel all'epoca era il sorriso. numero 7, era il numero 7 all'epoca. E mi ricordo che ho giocato al campo 17, tra l'altro, che era uno dei campi comunque con la tribuna grande, era bello il campo. Però mi ricordo che sembrava lui aveva un atteggiamento bruttino, nel senso che sembrava che non si impegnasse, cioè, ed era difficilissimo giocare con lui perché ti metteva veramente in soggezione, cioè non capivi. Veramente, io giocavo e dicevo, ma si impegna o non si impegna? Cioè, ma Ma era a livello probabilmente non si impegnava tanto, non lo so, forse ero troppo scarso per lui, non lo so, però tutti quanti, anche i ragazzi spagnoli, poi in spogliatoio, quando è finita la partita, mi hanno detto la stessa cosa, cioè che aveva questo atteggiamento che era difficile giocarci, perché proprio non si capiva mai se si stava impegnando oppure era proprio un altro Federer in tutti i sensi, cioè, a parte no. tennisticamente che già era fortissimo, ovviamente, però No, insomma, tennisticamente qual era la tennisticamente. cosa più impressionante? Sì, aveva una facilità, ma si vedeva, vabbè, era sette del mondo. Però mi ricordo che quando è uscito il tabellone, io non ero molto felice perché ce n'erano tanti insomma, da beccare, un po' più abbordabili. Però era venuto Corrado Barazzutti al ristorante del Suzanne Lenglen, mi ha detto, beh, Stefano, te hai visto il sorteggio? Buono, dai. Ma io ho detto, ma veramente? Io ho beccato Federer, Corrado. Ma dai, su, che Federer sulla terra non è tanto buono, mi ha detto. Bene, Forse benissimo. mi voleva tirare su di morale, dai. Esatto. Esattamente. Invece chi hai affrontato e battuto ben 2 volte è Rafa Nadal, tra l'altro una volta a Barcellona dove praticamente non ha mai più perso poi nel corso degli anni, in un torneo che tra l'altro ti ha visto poi battere Capelnico, Ljubicic, cioè uno dei tornei più belli che tu abbia giocato. Penso di sì, che quello sia stato il torneo probabilmente più bello, sì, anche perché è stata la prima volta che ho avuto un risultato così importante e quindi me lo ricordo, perché lì mi sono un pochino sbloccato a livello mentale. E diciamo che Rafa mi ha beccato nelle 2 settimane dove forse ho espresso il miglior tennis della mia vita. Adesso lui era comunque giovane, era veramente giovane, aveva 15 anni. Però, cioè, si vede, giocava bene, No, immagino. giocava bene, bene. E quella volta lì di Barcellona, io ci ho giocato a Siviglia, che ho vinto tra l'altro al terzo set, e io mi ricordo che al primo turno, quando ho vinto, ho detto, ma adesso gioco con questo ragazzo, ma agli spagnoli chiedevo, ma come gioca, chi è? E mi dicevano, ah, un ragazzino, aveva 14 anni all'epoca ancora, aveva 14 anni, mi diceva, però gioca bene. Ah, vabbè, gli dicevo, quindi sto tranquillo, dai, 14 anni, cioè, vado tranquillo. No, no, mi dicevano. Ramirez Hidalgo mi diceva: no, no, stai attento. E questo gioca bene. Infatti, è stata dura. E poi a Barcellona c'è stata invece una scenetta incredibile. Entriamo in campo per il palleggio del riscaldamento, e questa me l'ha ricordata un giocatore spagnolo qualche anno fa. Iniziamo a palleggiare. Io tiro la prima pallina. Nadal si sposta di dritto, mi ha tirato un dritto a 200 all'ora, fortissimo. E mi ricordo che io, mezzo di stecca, l'ho buttata di là. E lui mi ha ritirato un altro dritto, fortissimo. Io difeso.
E a quel punto me l'aspettavo di nuovo, infatti ha tirato un'altra botta, però a metà campo, un po' più corta, e io gli ho tirato un missile a 200 di nuovo. Abbiamo tirato così altre 3-4 palle, alla fine io gli ho fatto il punto e gli ho detto adesso possiamo palleggiare. Ma no, ma una scena mitica, incredibile. Il mio allenatore Giampaolo rideva come un matto, ma una scena pazzesca. E cioè, veramente, se sapevo che sarebbe diventato così forte, non l'avrei mai fatto. Però una scena Chissà, certifica mi piacerebbe chiedere a Rafa se si ricorda di questa scena. no, dico, comunque è una scena che certifica il personaggio, cioè uno che va a 2000 all'ora a prescindere da quello che succede e in qualsiasi contesto, cioè a palleggio, riscaldamento, anche se gioca a carte, secondo me fa così. No, ma sì, sicuro, sicuro, perché tanto lo si vede, ma è proprio. Ma io non so se lo faceva per intimorire o proprio perché, cioè, ha tirato fortissimo, davvero. Fantastico. Senti, io poi guardando un po' di tuoi risultati, notavo che hai giocato con un sacco di giocatori che hai battuto, che poi sono diventati forti, ma non solo questi strafamosi. Parlo per esempio di Söderling, ovviamente di Fognini. Ho visto che da giovanissimo hai giocato anche con Coco Schreiber, per esempio. Vabbè, hai battuto Schuttler più avanti, ma hai avuto poi anche la fortuna di giocare con altri giocatori che poi o erano forti o sono diventati forti. Per esempio, hai avuto la fortuna di giocare con Muster quando è tornato, no? Ah, quello sì, è Quando è vero. rientrato. Ecco, comunque come personaggio da incontrare, immagino sia stato bello. Ecco, però, Beh. e poi soprattutto Dominic Thiem, vedevo. Ecco, Thiem l'hai incontrato che era giovanissimissimo Tim aveva 18 anni, mi sembra, sì. Aveva 18 anni. E la prima volta anche lui l'ho incontrato in un torneo che poi ho vinto, quindi giocavo bene perché in quel torneo lì ho battuto Thiem e in finale ho battuto Struff. E anche Struff, infatti, avevo visto, sì. Quindi era un torneo, era Vercelli, era un 15 più H Vercelli e quel torneo era fortissimo, era veramente forte perché poi c'era l'altro austriaco matto lì, come si chiamava? Chi Mi collera, ricordo. no? Kohlerer, ho giocato con Kohlerer in semifinale che è stato 60, 50, cosa c'è Struff in finale, al primo turno gioco con Thiem che aveva questa specie di wild card per il Junior Exempt, no? I migliori junior avevano questa wild card e io ho giocato una partita, cioè dico quel torneo ho battuto questi tre giocatori, quindi ho giocato benissimo ed è finita abbastanza facilmente. E lui non era molto contento del sorteggio, sinceramente, cioè, ci sta perché anche l'allenatore. La settimana dopo rigiochiamo un altro future a Padova, primo turno Galvani Thiem, cioè, lui era disperato. Ma si vedevano le No. qualità? Si vedevano le qualità? Si vedeva la prima settimana, sinceramente, non tantissimo. La prima settimana che abbiamo giocato non mi era sembrato così forte, perché si muoveva non benissimo, aveva questa palla sì carica, però a me non dava fastidio, sinceramente, io anticipavo tutto e lui un po' faceva fatica. E la seconda settimana invece a Padova ha giocato molto meglio e aveva un servizio che gli rimbalzava veramente alto, cioè era veramente difficile giocarci. Sì, la seconda settimana erano palle diverse, condizioni diverse, era più difficile. Però comunque non avrei veramente. Nadal si vedeva, cioè che aveva delle qualità pazzesche. Thiem, sinceramente, non l'avrei Meno. detto. Così tanto non l'avrei detto. Senti, tu hai sempre avuto un tennis particolare, no? Super piatto. Dritto, rovescio, tutti e due i colpi, quindi soprattutto, ma in realtà un po' su tutte le superfici hai fatto bene. Però questo era uno stile di gioco che da una parte ti dava tanto perché molti erano impreparati ad affrontarti, non si aspettavano, no? Uno che entra sempre dentro e ti toglie il tempo, soprattutto agli spagnoli dell'epoca, immagino desse molto fastidio. Dall'altra parte era comunque un tennis difficile, quindi magari c'avevi la settimana e giocavi benissimo e altre volte in cui facevi più fatica, perché quando la palla passa così poco alta sul nastro è più difficile se la giornata è negativa, no? Quello è vero, avevo pochi margini e per giocare bene io dovevo stare sempre bene fisicamente, e sentirmi forte, veloce,
non avere acciacchi, che purtroppo ci dovevo convivere, e quindi le settimane buone comunque erano difficili, eh. È un gioco molto rischioso, quindi però è anche la fortuna, come hai detto te, è che è un tipo di gioco che la gente non è abituata ad affrontare, e vedo ancora oggi quando gioco con i più giovani che cioè Impazzito. si trovano male perché non sono abituati. No, no, ma immagino. Ricordo varie partite viste dal vivo di avversari che andavano fuori di testa, quindi questo sicuramente. Senti, invece, venendo alla tua carriera proprio, vorrei che raccontassi un po' anche perché tu sostanzialmente di vite tennistiche ne hai avute due, perché sei arrivato due volte 100, oddio, la prima volta 104, però insomma siamo lì e poi la seconda volta sei arrivato 99, quando poi, cioè tra una e l'altra c'è stato l'incidente che ti ha bloccato, l'incidente molto grave, vorrei che raccontassi anche per chi non sa la storia. Diciamo che sì, è poi avvenuto nel 2003 l'incidente, quindi era proprio nel pieno dell'attività. Dovevo partire il giorno dopo per andare in India 3 settimane, andavo a cercare gli ultimi punti che servivano per entrare in tabellone in Australia, poi da gennaio, perché non difendevo niente. E purtroppo ho fatto questo incidente in macchina, il vetro laterale si è rotto e mi ha proprio tagliato l'occhio sinistro a metà. Quindi praticamente si è rotta la cornea. Diciamo quel giorno lì sono andato subito al pronto soccorso e il medico parlava e io praticamente non capivo quello che diceva perché un po' sotto shock, giustamente. Beh, immagino, certo. Diceva, no, dobbiamo operarti per cercare di salvare l'occhio, mi dicevano, ma io pensavo, vabbè, al massimo metterò delle lenti a contatto, un paio d'occhiali e gioco, via. Ah no, ma dobbiamo operarti per urgenza. Ma io facevo, ma no, ma io domani c'ho l'aereo, devo andare a giocare il torneo, gli dicevo. No, no, non capivo. Allora, niente, alla fine dopo mi ha spiegato bene qual era il progetto, cioè qual era il suo compito. Mi ha detto, io ti devo chiudere l'occhio perché usciva il liquido, no, l'umor vitreo, quella specie di gel che tiene l'occhio, gli dà il volume, no? Gli dà la forma sferica. Se esce quello, cioè, io rischiavo di mettere l'occhio di vetro. Questo non c'è, figurati se lo capivo all'epoca, cioè, non volevo neanche capirlo. E poi mi parlava quando mi ha nominato, mi ha detto la parola trapianto, perché fra qualche mese faremo il trapianto. Alla parola trapianto mi ricordo che ho cominciato a vedere tutte le lucette attorno, dicevo, no, aspetta, ma come trapianto? Ma cosa dici? Ma cioè, allora dopo mi ha spiegato e ho cominciato a capire, però dai. La cosa è che non ho mai pensato neanche per un secondo di non giocare più a tennis, io, cioè, ma neanche per un attimo. Cioè, lui aveva parlato con tutti i miei parenti, la mia ragazza, così aveva già detto: no, ma ragazza non potrà più giocare, cioè, è impossibile. Cioè, qua stiamo parlando di non mettere l'occhio di vetro, mi diceva, cioè, non di veder meno. Cioè, Certo. e dopo, dai, la mia ragazza, i suoi genitori, comunque mi sono stati molto vicini, devo ringraziare veramente tanto, e mi hanno aiutato, e ti dico che io non ho mai pensato neanche per un attimo di non giocare più. Cioè io pensavo, vabbè, adesso faccio quello che c'è da fare, poi mi rialleno e torno a giocare. Quanto tempo ci vuole, non mi interessa, torno a giocare. Basta. Però 14 mesi, se non erro, sono passati, no? 14. 14 mesi, 2-3. Tre interventi si vari, poi dopo ho riniziato, ma comunque all'inizio era dura perché comunque non potevo fare gli addominali, non potevo esagerare con alcuni esercizi perché andava sulla pressione all'occhio, quindi dovevo stare molto attento. E poi quando comunque ho riniziato, io non è che vedevo come prima, No, me lo ricordo, questa cosa me la ricordo bene, sì. Cioè, io mi ricorderò per sempre un allenamento. C'è stato un periodo che sono stato a Perugia da Alberto Castellani e mi ricordo che ho giocato un giorno con Grassi, giocavo a Perugia e la prima palla che lui mi ha tirato io l'ho lisciata proprio secco. E poi è arrivata la seconda, lisciata di nuovo, e gli altri ridevano. E lui mi diceva, no, ma vuoi che smettiamo? Vuoi provare un'altra volta? Io ho detto, no, no, vai che adesso tra un po' la inizio a prendere, vai tranquillo. E
Certo che. La terza l'ho steccata e dopo la quarta abbiamo cominciato a palleggiare. Mi ricordo che facevo un'ora di allenamento ed ero esausto, cioè una concentrazione ci voleva per colpire questa palla. Certo che per fare una battuta, per ricominciare, hai scelto uno che serviva con la sinistra e giocava con la destra, non è proprio facile poi andare a vedere la palla. Ero talmente concentrato sul giallo della palla che di là non vedevo niente, nessuno. Poteva Sì, esserci sì. chiunque. Senti, venendo invece alle tue belle vittorie, ai tuoi grandi tornei, insomma, le belle partite che hai fatto, però io ti chiedo in realtà se pensavi di poter fare qualcosa di più. Questo ovviamente è anche un mio pensiero, secondo me almeno un posto tra i primi 70 ci poteva stare per quello che potevi esprimere e anche per le belle partite che hai giocato, alcune vittoriose, alcune meno, tanti ricordano quella con gli USNI, però per esempio a Wimbledon hai giocato tante di partite belle, vinte e perse, per esempio. Sì, allora a Wimbledon giocavo bene, mi piaceva molto la superficie. Poi ripetiamo quello che abbiamo detto prima: la mia palla rimbalzava bassa e a Wimbledon, cioè, non rimbalzava proprio. Quindi anche lì questo mi aiutava. E qualcosa in più, forse sì, cioè, sicuramente sì, come qualità, però se non l'ho fatto è perché avevo anche dei limiti, eh. Della prima parte di carriera, prima dell'incidente, ricordo poco, pochissimo. E cioè, vivevo veramente la giornata, no? I giovani giustamente vivono un po' così. E non c'era proprio consapevolezza, no? Di quello che stavo facendo. Invece, nella seconda parte, l'incidente mi ha aiutato in quello anche, no? A rendermi conto di quello che facevo. E probabilmente ho raggiunto la migliore classifica dopo l'incidente, quindi con tutti questi problemi che avevo con l'occhio, con la lente, sono riuscito a ottenere comunque i miei migliori risultati, quindi vuol dire che il miglioramento che avevo fatto era dal punto di vista mentale. Quindi diciamo che ho fatto quando avevo la testa, non avevo più, avevo altri limiti fisici proprio. Che mi impedivano certe cose, perché per esempio nei tornei indoor facevo fatica a giocare, ripeto, con la lente non Ah, certo. riuscivo proprio, si spostava la lente, la sera non potevo giocare, cioè avevo veramente col vento, non facevo fatica, c'erano situazioni molto particolari. Poi durante l'anno più volte avevo dei problemi, ho avuto problemi di rigetto dal trapianto, quindi quando avevo la testa che mi supportava bene, avevo altri tipi di problemi, avevo altri problemi. E prima invece la testa non Era c'era proprio. meno propenso ad aiutare, diciamo così. Però purtroppo il tennis non è il dritto rovescio, Sì. purtroppo la testa è importante. Assolutamente. Senti, invece l'esperienza, una cosa che chiedo spesso a chi ha avuto questo tipo di esperienza, la sensazione proprio di giocare per la nazionale, quindi di giocare in Coppa Davis, ma dal momento della convocazione in poi, no, io credo che sia una specie di turbinio di emozioni che ti assale e che può aiutarti e metterti in difficoltà allo stesso tempo. Sì, perché da una parte c'è una motivazione pazzesca, cioè sapere che una nazione ti tifa per te, ti guarda, cioè, dai, una responsabilità grossa, no? Quindi c'è il massimo impegno, e quindi da una parte senti proprio l'adrenalina, senti che proprio dai tutto, proprio quello che hai. Però dall'altra la pressione o questa responsabilità puoi sentire anche che ti frena, no? Un pochino, quindi dai tutto, ma sei col freno tirato. È una sensazione particolare. Non siamo abituati, perché il tennis è uno sport individuale, non siamo abituati a giocare per la nazionale, quindi è difficile da gestire le prime volte, no? Però bello, perché rappresentare la nazionale penso sia il sogno di ogni ragazzo, di ogni atleta. Assolutamente. Le ultime due domande, poi ti liberiamo, Stefano. La partita più emozionante, quella che ricordi con più pathos che hai vissuto, qual è stata? Puoi anche dirne più di una, però era insomma, per raccontarci un po', quella che ti rimane, cioè se pensi alla tua carriera, la prima immagine che ti viene in mente. Ce ne sono diverse, come hai detto te. Allora, una in particolare
se mi dici una partita, io mi ricordo la vittoria su Kafelnikov a Barcellona, che era numero 3 del mondo. Sì, è stata. Io mi ricordo che il mio allenatore Giampaolo me l'aveva detto, mi ha detto, guarda, gioca così, gioca in questo modo, gioca molto incrociato. E mi ricordo che io sapevo già dove tirava perché era veramente prevedibile nelle sue scelte, ma le faceva così bene, ma così bene, che era difficilissimo lo stesso giocarci, cioè era una cosa incredibile. E questa è una, poi mi ricordo, altre due me ne vengono in mente. Una è la partita che hai detto te con Usni a Wimbledon. Ma quella me la ricordo perché me la sono proprio goduta. Giocavo nel mio campo preferito di Wimbledon, che era il campo 2, adesso è cambiato tutto, ma il campo 2, no, quello che si chiamava il cimitero, Sì. no, dei campioni, che era proprio sotto il ristorante, ed era il campo dove avevo sempre voluto giocare. E quindi me la sono proprio goduta perché avevo sì la tensione della partita, così, ma erano emozioni diverse, era proprio. È stata una goduria incredibile, sono proprio divertito quella partita e quindi quella me la ricorderò sempre. E poi l'altra me la ricordo più invece per il contrario, che è stata la partita con Rusevski a Roma. Ci Sì. avevo giocato un anno e ci avevo vinto, un altro anno invece ci ho giocato e ci ho perso. L'anno che ci ho perso, mi ricordo che sull'1-0, cambiando il primo set, cambio campo, uno spettatore da fuori. Io ero già tesissimo perché era il secondo turno. Era una buona occasione, no? Tutto quanto. E uno spettatore da fuori ha urlato: Dai, Garva, che è la tua occasione! Aia. Quasi mi ricordo che quando mi ha detto così ho iniziato a pensare ancora più di prima. Niente, alla fine mi sono bloccato. Cioè, ho perso 7-6, 7-6, 7-6, 7-6, non mi ricordo il punteggio, però mi ricordo che, Dio mio, è una tensione. Immagino. Quella invece non è stata divertente. No, no, immagino, ci sono le emozioni contrastanti, ovviamente dominano una carriera tennistica, no? Sia nel bene che nel male. Sì, comunque è bello vedere che le partite che uno ricorda non sono mai per il tennis, sono per le emozioni, quindi cioè, sono le cose più importanti, quindi per quello no, penso che i ragazzi più giovani devono imparare a gestire bene le emozioni per quel motivo, insomma, non tanto il tennis, ma l'aspetto mentale è molto più importante. Ecco, infatti l'ultima domanda che ti faccio è nel chiederti ovviamente cosa stai facendo a livello professionale, o almeno cosa ricomincerai a fare quando finirà questa brutta situazione, ovviamente, e qual è un consiglio che ti senti di dare ai giovani agonisti o giovani professionisti che vogliono tentare questa carriera o che sono all'inizio di questa carriera? Allora, innanzitutto come consiglio, mi permetto di dire una cosa che ho sentito dire la prima volta da Ivan Lendl, quindi non uno qualsiasi. Ha detto: un ragazzo, la prima cosa che deve imparare è imparare a perdere. Perché io credo che questa cosa a me non l'abbiano mai detta da ragazzo. E infatti non mi è mai piaciuto perdere. Vabbè, però una cosa è che non ti piace, una cosa però è imparare a perdere in maniera, nella maniera giusta. Costruttiva. Esatto, quindi vedo che i ragazzi, soprattutto i più giovani, non quelli che sono già, che stanno già a giocare bene o che sono professionisti, ma i più giovani spesso quando arriva la difficoltà e iniziano a perdere, tendono magari a dire ah, non ce la faccio e a mollare. E invece il fatto di provarci, perdere avendoci provato in tutti i modi, non è la stessa cosa che perdere mollando. Quindi questa secondo me è la cosa più importante. Poi tutto il resto viene di conseguenza, ovviamente, no? Però questa è secondo me una cosa fondamentale. E E sul per tuo. quanto riguarda invece la mia carriera adesso, io stesso faccio il maestro, sto facendo il maestro al TC Valmarecchia in questo momento, che è un circolo che si trova nell'entroterra di Rimini. Però a giugno interromperò questa collaborazione, andrò a lavorare da un'altra parte, andrò a San Marino, quindi inizierò a lavorare per la Federazione di San Marino. Bene, bene, benissimo. Io, Stefano, ti ringrazio tanto per questi 15 minuti che poi sono diventati 30 perché ci ha preso un po' la mano e siamo andati, cioè, c'erano anche tante altre cose volendo da raccontare per una lunga carriera, però insomma direi che le cose più interessanti le abbiamo riportate
al presente dal passato. Quindi ti ringrazio tanto per essere stato in nostra compagnia. E speriamo, insomma, che questa situazione finisca presto e che si possa tornare tutti in campo. Speriamo bene, dai. Un saluto a tutti, grazie a voi. Grazie, grazie Stefano Galvani. Ciao.